Tra i tanti auguri ed auspici per il nuovo anno, è interessante quello di un grande vecchio della sociologia italiana, Giuseppe De Rita. Non è semplicissimo ricordare per i più giovani che cosa è stato Miracolo a Milano, cioè una pellicola davvero speciale all'interno di quella fase eroica e straordinaria che fu il cinema neorealista, che, e non dimentichiamolo mai, ha dato dei punti a livello internazionale, ha costituito un'impronta per tanti artisti. Ed ecco che ritroviamo il riferimento in questo numero di Famiglia Cristiana, che in copertina ha i nostri italiani dell'anno, 10 eroi tra le corsie contro il Covid, un numero speciale molto molto interessante e ricco. Ma io vado subito a questo L'anno che verrà come testatina, in cui è bello poter rivedere un volto, quello del decano dei sociologi, che con il suo gruppo di lavoro ha tante volte raccontato i cambiamenti dell'Italia con delle immagini metaforiche chiarissime, e questa volta ci invita a riscoprire la capacità di relazionarci gli uni con gli altri, nonché a mettere da parte ogni rancore. Partiamo proprio da questo grande virgolettato: gli italiani vivono in solitudine e sono sempre più ingrugniti. Ricominciamo a dire buongiorno anche a chi non conosciamo. Ed ecco perché si spiega a quello scatto in bianco e nero che domina la prima pagina in questo intervento. Non è un'intervista, pensate, l'88enne Giuseppe De Rita che ci fa gli auguri con una grande lucidità e soprattutto facendo probabilmente riferimento a uno dei film preferiti, anche perché quei tempi eroici che vengono raccontati lui li ha vissuti, il film Miracolo a Milano, dove la scena finale, eccola qua, il film tra l'altro è proprio dell'inizio degli anni 50, quindi proprio quando appunto non era affatto certo che l'Italia ce l'avrebbe fatta a risollevarsi dai disastri precedenti e recenti. In questa scena c'è chi riesce a sollevarsi, a volare in alto su una scopa, e fa parte degli ultimi questi ragazzi, ma non solo. Recuperare l'atteggiamento del ragazzino protagonista del film di De Sica è l'auspicio, con uno sguardo ottimista sulla vita. Alla fine si prende il volo su una scopa. Però qui non stiamo soltanto a far riferimento magari a non perdere l'occasione, se non avete ancora visto il film firmatissimo dalla coppia non solo De Sica ma soprattutto Cesare Zavattini, che aveva inventato l'etica del pedinamento, cioè far riscoprire tante cose del nostro paese semplicemente seguendo, pedinando quello che erano le persone del popolo. E invece De Rita ci racconta che da troppi anni in Italia purtroppo sta rompendo i meccanismi di relazione interpersonale. È venuto il momento di ricostruire questi meccanismi, di ristabilire il senso di comunità che è alla base di una nazione moderna. Negli anni scorsi abbiamo seguito fin troppo l'ideologia grillina del vaffa, scrive ancora Giuseppe De Rita, che in fondo è culmine della rottura della relazione, ma è anche simbolo di quel che è diventato il nostro paese senza il valore fondante della relazione. Qui dunque vedete che non abbiamo un riferimento alla fede o a un valore fondante, qui c'è proprio il tocco del grande esperto che non vuole mettere davanti agli altri innanzitutto magari i suoi pilastri dell'esistenza, la sua esperienza di vita. C'è innanzitutto quel saper intravedere e soprattutto far notare, individuare anche per gli altri non esperti, che cosa costituisce
qualcosa di cui non si può fare a meno. L'auspicio è dunque mettere alle spalle l'arco temporale in cui l'Italia ha vissuto il suo periodo di rancore, del lutto per ciò che non è stato, di odio manifestato nelle piazze e in quelle piazze virtuali che sono i social network, per recuperare invece i rapporti interpersonali, non solo sul piano affettivo e familiare, ma a tutti i livelli. Certo, è vero, forse sul piano affettivo e familiare tanti hanno già recuperato, hanno già trovato un modo per riscoprire qualcosa che ci era stato donato e di cui non ci eravamo accorti, perché durante il lockdown, ma anche semplicemente per un cambio di prospettiva causato dalla pandemia, c'è qualcosa che adesso è in alto rilievo nelle nostre esistenze, i legami familiari, appunto, anche qualora si fossero un pochino allentati e appunto la loro descrizione, il loro profilo fosse semplicemente andato un po' in basso rilievo. Ma questo non è sufficiente, secondo l'auspicio di Giuseppe De Rita. Ho sempre detto che nel dopoguerra ha aiutato molto tutti gli italiani a recuperare i valori dei rapporti interpersonali, a farsi popolo, un film del 1951 diretto da Vittorio De Sica e scritto da Cesare Zavattini, Miracolo a Milano. Il protagonista è un ragazzino che esce da un orfanotrofio per le strade della città con un'aria felice e baldanzosa e che comincia a dire, ancora con la divisa e il berretto di orfano, buongiorno a tutti coloro che incontra. A un certo punto uno di questi gli chiede: ma perché mi dici buongiorno? Lui risponde: per tentare di ristabilire un rapporto con lei. Proprio così, ristabilire un rapporto. Dunque Zavattini affidava il messaggio all'anima candida del ragazzo, che nel film verrà premiato per questo. Quindi la logica della relazione è un messaggio che De Rita fa proprio, al di là appunto del valore oggettivo di quell'opera pluripremiata e di quanto già abbiamo detto prima a livello di opera d'arte. Ma la cosa essenziale è che a volte proprio le opere d'arte ci aiutano a vedere più chiaro, o meglio, ci rendono più irresistibile quello che potrebbe essere un qualcosa che non ci convince. Il valore della relazione, invece, è fondante anche sulla strada, non solo all'interno della casa. Il decano dei sociologi italiani scrive della pandemia, di quello che è l'esperienza di solitudine, di condanna, di quello che ancora purtroppo si sta vivendo. E giustamente constata: purtroppo, cari lettori, non c'è un modo programmatico per recuperare lo spirito di relazione, come auspica Papa Francesco, è anche un problema di chimica, di contesto, di momento storico, come in quella Milano del dopoguerra che ha trasmesso agli italiani una straordinaria energia positiva. Non si instilla come un vaccino, è qualcosa che devi sentire nell'aria. È l'auspicio che torno a formulare per l'anno che abbiamo alle porte. L'Italia del dopoguerra è nata dal buongiorno di quel Martinit, così si chiamavano gli orfani di Milano, che erano accolti appunto da un centro molto speciale e particolare. Allegro, sognante, è il protagonista del film. Grazie al suo ottimismo sulla vita, prende il volo cavalcando una scopa sul cielo sopra il Duomo. Deve essere la nostra bussola anche in quest'Italia di oggi, che l'ultimo rapporto Censis descrive come una macchina con le ruote quadrate che si muove a strappi e a stenti. Facciamo passare di moda il livore e ricominciamo a dirlo quel buongiorno. Ecco, un passaggio della sceneggiatura celeberrimo è proprio che, secondo la coppia De Sica Zavattini, si dovrebbe vivere in un mondo in cui buongiorno vuol dire buongiorno, cioè c'è l'autenticità
di quel momento di saluto che augura appunto una buona giornata, così come noi continuiamo ad augurarci buona settimana, buon anno, buongiorno, buonasera, però forse non sempre con quella consapevolezza dell'importanza di far coincidere l'intenzione alla parola. Quindi ci siamo un po' soffermati su questo numero speciale di Famiglia Cristiana perché ce n'era ben d'onde, c'era un motivo veramente serio per farlo. E ora invece andiamo a un settimanale che è Credere, la gioia del Vangelo, che mette in prima pagina Padre Pepe di Paola, che si prende cura degli altri proprio come missione, vive a Buenos Aires, è amico di Papa Francesco. Per fare davvero comunità bisogna condividere la vita con i più poveri. Ora, noi sappiamo che Papa Francesco ha cominciato il suo itinerario del Magistero proprio con l'accento sui poveri, ma sappiamo anche che ci ha chiesto di recente di ritornare ad approfondire i temi della sua enciclica Laudato Si. E lo facciamo anche attraverso un intervento di Enzo Romeo per questo settimanale, in cui troviamo l'esperto di intelligenza artificiale che ci ricorda come alla tecnologia serva un'etica. Ma tutto questo lo vedremo tra pochi istanti. Approfondire la Laudato Si significa anche utilizzare tante testate che da tempo hanno ospitato personaggi e pensatori che parlano proprio di questa enciclica. Alla tecnologia serve un'etica. L'articolo è di Enzo Romeo per il settimanale Credere, ci sono anche le foto di Antonio Messineo, all'esperto in intelligenza artificiale. Si tratta di un fisico, professore di politica economica, che si chiama Domenico Marino. Ha 55 anni, qui è ritratto nella sede dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove insegna politica economica. Pensate, fa parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale e naturalmente questo forse non ci sorprende, ma il fatto che sia anche un fisico significa molto, perché significa mettere insieme lo studio delle ricette di qualcosa che è convenzionale, come appunto l'economia, la finanza, la capacità degli stati di indirizzare per il bene comune e l'economia stessa e quant'altro, con le leggi che invece la fisica fa studiare, come leggi sulle quali noi certamente possiamo pochissimo, se non imparare pian piano ad utilizzarle per strumenti appunto che l'uomo via via nei secoli inventa. Quindi una grande differenza e anche forse interdisciplinarietà sorprendente, sempre per il bene, almeno noi questo speriamo. Vediamo il sommario del pezzo. L'enorme potere acquisito dal digitale rischia di sfuggire di mano se manca una bussola che metta la dignità umana al centro. Per il professor Domenico Marino è una delle sfide maggiori del nostro tempo. Che significa? Che ancora la dobbiamo trovare questa bussola, che non è affatto scontato evidentemente che la direzione sia giusta, e questo ci preoccupa perché, come sappiamo, la tecnologia già sta correndo molto molto velocemente. Andiamo ai passaggi più importanti. L'uso bellico del nucleare, le manipolazioni genetiche e il progressivo degrado dell'ambiente mettono a rischio la sopravvivenza dell'umanità. L'enciclica sulla custodia del creato afferma che l'umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte a un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento, fa notare la Laudato Si, fra cui la rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie e le nanotecnologie. E Papa Francesco scrive: è giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci aprono queste continue novità, perché la scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della creatività umana, che a sua volta è un dono di Dio.
e questo, vi ricordo, lo hanno detto e raccontato e provato a piene mani anche persone come San Giovanni Paolo II, ma anche tanti scienziati, penso a Zichichi, penso ad altri personaggi che magari non abbinavano necessariamente alla fede in Dio il loro credere, che le scoperte, le capacità appunto dell'uomo di conoscere meglio la natura fossero una benedizione, che fosse un dovere appunto di tutti coloro che stanno lì, che si sporcano le mani con queste cose affascinanti, debbano fare. Però ancora una volta il Papa ammonisce nella Laudato Si. Il problema è che l'immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell'essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza. Mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa. Noi dobbiamo essere convinti di questo, non è una frase che magari sarà smentita tra un secolo. Obiettivamente, se noi uomini adesso abbiamo questa sensazione di potere tantissimo sulla natura, oltre che sulla società, e abbiamo visto poco fa quale sarebbe lo spirito giusto, ad esempio, per la nostra Italia, ma anche riguardo a tanti altri ambiti, è proprio un vieppiù di responsabilità che occorre, e occorre innanzitutto a chi, bene o male, ancora guida determinati passaggi anche in tempi di democrazia. La macchina è uno strumento neutro, ci ricorda l'esperto, deve essere l'uomo a dettare le regole. Marino, sposato, papà di un bambino che tra l'altro si chiama Raffaello Pio, è ormai docente di lungo corso. Col suo casco di capelli rossi ha però mantenuto l'aspetto da discolo che aveva da ragazzo, quando per tutti era semplicemente Mimmo, che come sapete è il diminutivo di Domenico. Un ragazzo cresciuto in Azione Cattolica, di cui è stato segretario regionale del Movimento Studenti e vicepresidente diocesano per i giovani, oltre che responsabile della pastorale giovanile per la Calabria. In quegli anni, racconta, ho imparato sul campo il significato della laicità, quello che Giuseppe Lazzati amava definire ordinare secondo Dio le cose temporali. Poi è arrivata la laurea in fisica, il master in business administration, le ricerche sulla teoria del caos e della complessità applicate all'economia. Un drone, fa l'esempio, può essere usato per l'agricoltura di qualità, ma anche per bombardare un ospedale. La supervisione oggi è abbastanza semplice, diventerà più difficile quando le capacità di calcolo e le potenzialità dell'intelligenza artificiale saranno superiori a quelle attuali. È un passaggio che solo chi conosce bene la robotica può fino in fondo, come dire, confermare. Noi un po' oscuramente, sapendo e vedendo appunto i robot prodotti a IOSA in tutti i campi ormai, ma soprattutto ancora a livello di ricerca pura, noi abbiamo appunto semplicemente qualche timore, che però a volte mandiamo indietro perché ci sembra di essere un po' troppo all'antica, un po' troppo misoneisti, direbbero i filosofi, cioè coloro che hanno paura e odiano anzi le cose nuove e proprio a prescindere. E arriviamo a una conclusione molto importante dell'esperto. La diseguaglianza è il male oscuro dell'economia mondiale, il peccato strutturale che inquina i rapporti economici. Contro questo male i cristiani sono chiamati a combattere non solo nelle scelte individuali, ma anche e soprattutto in quelle politiche e sociali, tenendo alti i valori della solidarietà e della giustizia sociale, difendendoli dai molti attacchi che ogni giorno subiscono da più parti. E anche qui, dunque, come proprio per il professor Giuseppe De Rita, troviamo
qualcosa che concerne la nostra vita, le nostre scelte personali e non soltanto quell'ambito generale della cultura che naturalmente ci sta a cuore in questo spazio e che ci può essere tanto utile per adoperare la razionalità, la capacità di leggere il creato, ma anche leggere il mondo che ci sta intorno, che il Signore ha dato a ciascuno di noi. A proposito ancora di questa enciclica sociale Fratelli Tutti, ovvero a proposito del Magistero di Papa Francesco, dalla Laudato Si passiamo appunto a un altro testo più recente, ma anch'esso naturalmente da leggere e capire. Questa volta lo facciamo attraverso l'ultimo numero di Casa Sollievo della Sofferenza. Vedete la copertina come è originale in questo riferimento alla Natività. E andiamo a un articolo del teologo biblico Giovanni Chifari. Un estraneo sulla strada, l'icona biblica dell'enciclica sociale Fratelli Tutti di Papa Francesco. Focus sulla parabola del buon samaritano, scelta dal Papa come luogo ispiratore dell'enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale. Metto di nuovo in rilievo questa espressione, non è la prima volta che faccio questa sottolineatura, ma davvero credo che quello sguardo, quella novità nell'affrontare la relazione, ripeto, non soltanto negli ambiti privati ma anche in quelli pubblici, sia attraversata dalla novità anche terminologica. Quindi capire che esiste e può esistere davvero anche nei nostri ambiti l'amicizia sociale ci può aiutare a migliorare le condizioni non solo del nostro paese evidentemente, ma in generale anche di coloro che verranno dopo di noi sulla scena pubblica, perché magari ancora si stanno semplicemente formando. E il professor Chifari comincia parlando del capitolo secondo dell'enciclica, i numeri dal 56 all'86, che si apre con una citazione del proemio della Gaudium et Spes, quindi siamo ai grandi documenti del Concilio Vaticano II, uno dei principali, attraverso il quale fin da subito si introduce lo stile della condivisione e della compartecipazione, che per il documento conciliare interpella i discepoli di Cristo riguardando tutto ciò che è genuinamente umano, dalle gioie ai dolori. Non si tratta di una presentazione biblico-teologica, piuttosto di una lettura teologico-pastorale in una prospettiva sociologica. Dunque, questi itinerari di approfondimento biblico sono ben tracciati su uno sfondo sempre molto documentato dal collaboratore di questa importante testata, anche per le novità che racconta su quanto accade nell'ospedale voluto da Padre Pio. Ad esempio c'è anche un focus sui feriti del nostro tempo. E se noi abbiamo di solito, dopo qualche settimana dall'inizio dei nuovi anni, già un senso di ripetizione, quest'anno un po' mitigato magari dalle speranze in più che ci arrivano per un anno migliore di quello che ci ha preceduto, io voglio semplicemente esortarci reciprocamente proprio a scoprire quanto un pontefice come Papa Francesco, attraverso i suoi documenti, ci è vicino col suo bastone di pastore. Lasciamoci guidare anche questa volta.